Ok, quindi lei si è rivolto a me perché si considera nel pieno di una crisi di identità, ho capito bene? Quindi lei non sa se definirsi un'attrezzatura semiportata oppure un'attrezzatura trainata? Semiportato, trainato, semiportato, trainato, semiportato, trainato. Sa, forse ho la risposta per lei. Ciao, sono Lorenzo Giuliano e oggi vi spiegherò la differenza tra attrezzature portate, semiportate e veicoli trainati. Perché, come avete potuto vedere precedentemente nello sketch, ci possono essere delle situazioni in cui queste attrezzature hanno delle vere e proprie crisi di identità, ecco, e noi non sappiamo più bene in quale categoria collocarle. Voi mi direte, tutto bellissimo Lorenzo, ma alla fine a me cosa mi interessa sapere se una macchina sta in una categoria piuttosto che in un'altra? Invece è molto importante. È molto importante perché cambiano notevolmente le regole con cui noi dobbiamo circolare su strada con queste macchine, cambia notevolmente l'approccio a livello di sicurezza e tante altre piccole cose. Ma questo lo vedremo meglio nel dettaglio più tardi. Ora partiamo con la definizione delle attrezzature. L'attrezzatura portata in realtà è molto semplice da spiegare e è difficile confondersi. È collegata alla trattrice con l'attacco a tre punti. Come potete vedere qua ci sono i tre punti di attacco. Non c'è nessun altro punto di snodo o nulla, quindi è rigida successivamente. E altro particolare e importante, non ha alcun tipo di ruota. Da qui il nome portata, perché è un'attrezzatura completamente portata dal trattore, cioè il trattore può sollevarla e portarla, senza alcun tipo di ausilio. Se vogliamo farla molto molto semplice, pensiamo a noi che ci carichiamo sulle spalle uno zaino. Ecco, il trattore si carica sulle spalle l'attrezzatura portata, è esattamente la stessa identica cosa. Se l'attrezzatura portata era lo zaino caricato sulle spalle, l'attrezzatura semiportata, che è questa, non è altro che uno zaino caricato sempre sulle spalle, ma con delle ruote sotto. Infatti, in tutto e per tutto, l'attrezzatura semiportata è uguale all'attrezzatura portata. Come potete vedere, infatti, è collegata al trattore tramite l'attacco a tre punti. Non c'è nessun punto di snodo successivamente, quindi rimane rigida nella sua struttura, esattamente come la cugina che abbiamo appena visto. L'unica differenza che ha è che sotto ha delle ruote che noi definiamo liberamente orientabili o pivotanti, che servono in primo luogo a scaricare parte della massa di questa attrezzatura a terra e successivamente ad assecondare le curve del complesso trattrice più attrezzatura. Purtroppo, ancora oggi, in molti tendono a confondere questo tipo di attrezzatura che abbiamo definito semiportata con quest'altra, che invece a tutti gli effetti è un'attrezzatura trainata. In realtà, quando parliamo di trainati, è meglio dire veicolo trainato. Per fortuna, nel 2020 è intervenuta una circolare che ha chiarito definitivamente questo dettaglio, fugando ogni dubbio. Ma per quello che interessa a noi, come facciamo con un solo sguardo, rapidamente, a capire la differenza tra la semiportata e la trainata in modo tale da non fare confusione? La differenza fondamentale sta tutta qui.
Vedete? Il veicolo trainato in questione, infatti, è sempre collegato al trattore mediante l'attacco a tre punti. In questo caso sono solo i due inferiori, ma non cambia nulla. Ma rispetto alla precedente attrezzatura semiportata che abbiamo visto, che cos'ha? Ha un punto di snodo che consente la rotazione sull'asse verticale. E tutto ciò consente a questa macchina di poter assecondare molto meglio le curve durante i trasferimenti. Capite bene che una volta che noi facciamo ruotare qui, in questo punto, la nostra macchina, non ha più senso avere delle ruote pivotanti o liberamente orientabili. Ecco che quindi noi abbiamo uno o più assi fissi. Altro dettaglio importante, questo punto di snodo per legge non ha una collocazione specifica, quindi può essere qui, come può essere qui, 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 in tutte le posizioni che noi vogliamo. L'importante è che ci sia, proprio per consentire questo tipo di movimentazione. A completamento, ricordiamo poi che il veicolo trainato può anche avere un altro dispositivo di aggancio, che è quello con l'occhione, come vedete in questo modellino. L'occhione si andrà poi a collegare al gancio della trattrice e anche in questo caso la rotazione sull'asse verticale è consentita. Questa tipologia di aggancio per i veicoli trainati è certamente la più diffusa e diciamo che non c'è rischio di confondersi, è molto più difficile confondersi in questo caso. Come dicevo all'inizio, ci sono regole molto diverse per quanto riguarda la circolazione su strada con un'attrezzatura portata, semiportata o con un veicolo trainato. Tanto per cominciare, l'attrezzatura portata e semiportata è considerata parte integrante della trattrice, per cui non ha bisogno di un'omologazione. Al contrario, il veicolo trainato è considerato sempre un veicolo a sé stante, per cui avrà un'omologazione. Le portate semiportate devono sempre circolare su strada con pannelli di tipo giallo e rosso, mentre invece le trainate, solo in caso in cui siano eccezionali per larghezza, devono avere i pannelli bianchi e rossi. Infine, le portate semiportate non devono mai sporgere troppo rispetto alla trattrice, perché, come abbiamo detto prima, sono sempre parte integrante della trattrice. Quindi non possono mai essere troppo più lunghe, troppo più larghe o troppo più sporgenti in generale rispetto alla trattrice, pena diventare un complesso eccezionale. Dall'altra parte invece i veicoli trainati, essendo appunto veicoli indipendenti, avranno le loro misure, le loro dimensioni indipendenti rispetto alla trattrice e la situazione in cui diventano eccezionali è quella legata alla larghezza. Se hai dubbi, perplessità, vuoi maggiori informazioni, non esitare a contattarci a info@federunocoma.it. Volendo puoi anche commentare direttamente qui sotto il video se hai dubbi o curiosità veloci. Noi, come sempre, siamo presenti su tutti i principali canali social con gli account Federunocoma ed EIMA International. E io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!